siete insignificanti esseri umani. Da questo momento sono io il vostro padrone, il signore del mondo. Spiriti maligni, sorgete dalle nere oscurità in cui vi hanno esiliato! Demoni maledetti, cavalcate i venti della notte della resurrezione! La maledizione che vi imprigionava è infranta! Siete liberi, tornate a vivere! L'oscurità per voi è finita! Il mondo conoscerà le ombre urlanti percorse dalla rossa follia del sangue, si inginocchierà davanti all'orrendo canto delle anime dannate! Sappiate, esseri umani, che vivrete nel terrore fino a quando non vi piegherete al mio volere! Niente più urla e mi incute paura. Adesso si compirà la mia vendetta. La fredda lama della mia rabbia si abbatterà in nome di mio padre sul collo immondo di tutti coloro che vivono nella luce di Dio! Insignificanti esseri umani, da questo momento sono il vostro padrone, il signore del mondo! Spiriti maligni, sorgete dalle nere oscurità in cui vi hanno esiliato! Cavalcate i venti della notte della resurrezione! L'incantesimo che vi imprigionava è infranto! Siete liberi! Tornate a vivere! L'oscurità per voi è finita! Il mondo conoscerà le ombre urlanti percorse dalla follia e dalla vendetta, si inginocchierà davanti all'orrendo canto delle anime malvagie. Sappiate, esseri umani, che vivrete nel terrore finché non vi piegherete al mio volere. Niente mi incute paura, adesso si compirà la mia vendetta. La fredda lama della mia rabbia si abbatterà in nome di mio padre sul collo immondo di tutti coloro che vivono nella luce del bene. Sappi che tu sei il secondo, dopo Majin Buu, ad avermi spinto fino a tanto. Sappi che tu sei il secondo, dopo Majin Buu, ad avermi spinto fino a tanto. Ora i nostri spiriti combattivi dovranno raggiungere lo stesso livello o la fusione non riuscirà. La cosa più importante è la posa. Dobbiamo sincronizzare alla perfezione i movimenti per riuscire in questa impresa. Quale posa? Ora ti farò vedere i movimenti che dobbiamo eseguire. Concentrati. Per prima cosa ci metteremo di fianco a una certa distanza l'uno dall'altro. Esattamente così. Mi raccomando, fai attenzione all'angolo formato dalle braccia. Fiu! Dopo averle portate dalla parte opposta ci dobbiamo avvicinare. Fare tre passi, né uno di più né uno di meno. John! Guarda bene l'angolo formato dalle gambe. Ha! Gli indici devono essere distesi, anche qui è importantissimo l'angolo formato dalle gambe. E non dimenticare di distendere completamente la tua gamba sinistra. E io dovrei muovermi in quella maniera? Dobbiamo essere speculari, non sbagliare o saranno guai. Hai capito? Ora i nostri spiriti combattivi dovranno raggiungere lo stesso livello o la fusione non riuscirà. Quello che conta di più è la posa. Dobbiamo sincronizzare alla perfezione i movimenti per riuscire in questa impresa. Quale posa? Ora ti farò vedere i movimenti che dobbiamo eseguire. Concentrati. Per prima cosa ci metteremo di fianco a una certa distanza l'uno dall'altro. Esattamente così. Ma mi raccomando, fai attenzione all'angolo formato dalle braccia. Dopo averle portate dalla parte opposta ci dobbiamo avvicinare. Fare tre passi, né uno di più, né uno di meno. Zio! Guarda bene l'angolo formato dalle gambe. Gli indici devono essere distesi anche qui. È importantissimo l'angolo formato dalle gambe e non dimenticare di distendere completamente quella sinistra. E io dovrei muovermi in quel modo, buffo! Dobbiamo essere speculari, non sbagliare o saranno guai, hai capito? Scappate, scappate! Se vi ostinate a restare qui, vi ammazzeremo tutti! Chi vince questa corsa avrà come premio la vita! Fai più lenti un viaggio di sola andata per l'inferno! Diciassette! Hai intenzione di giocare ancora per molto? Muoviti, sbrighiamoci a radere al suolo questa città! Scappate, scappate! Se vi ostinate a restare qui, vi eliminiamo tutti! Chi vince questa corsa avrà come premio la vita! Fai più lenti un viaggio di sola andata per l'aldilà! Hai intenzione di giocare ancora per molto? Non perdiamo tempo, sbrighiamoci a radere al suolo questa città!